Stanno per scendere in campo Inter e Roma. Con me c'è come sempre Luca Marchegiani, io sono Piero Gipardo e siamo pronti per raccontarvi l'emozione di questa sfida. Via la gara, Inter e Roma. Palla Milito, Borriello, paglia il suggerimento, Benatia, Gervinho, Pjanic, Marchinho. Palla Florenzi, cerca la profondità, Borriello, rete della Roma, e arriva così il gol del vantaggio. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. L'Inter comincia malissimo la gara. Kuzmanovic, Nagatomo, Nagatomo, palla Kuzmanovic. C'è Cambiasso, Torosidis, Gervinho, Totti, Marchinho, Marchinho, iniziativa interessante, non ha avuto fortuna il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Ranocchia recupera un ottimo pallone. Ottima chiusura difensiva. Cambiasso. Passaggio in avanti. Se n'è andato il primo quarto d'ora. Avanza, ma è da solo. Prova a passare la difesa col pallone profondo. Pjanic. Florenzi ha un'occasione. Juan Jesus risolve una brutta situazione. Ha servito male il compagno. Palla Pjanic. De Rossi. Gervinho. Juan Jesus è al posto giusto. Gervinho. Fallo, nessun dubbio.
sbagliato il passaggio. Palla a Milito. Poggio non riuscito. Cerca spazio. Può provare. Borriello. E lo mette dentro. Ora doppio vantaggio per loro. Un gol da grande opportunista. Sì, questa è una vera e propria papera. Tutti sbagliano. Purtroppo quando capita al portiere vuol dire gol subito. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Guarin, forse troppa potenza su questo pallone. Gervinho. Kovacic. Fallo, anche piuttosto evidente. De Rossi. Recupera il pallone con facilità. Ci prova. Hanno rischiato grosso dopo aver perso il pallone. Palacio ha letto bene lo sviluppo del gioco e ha intercettato il passaggio. Questo vuol dire essere concentrati. Gervinho. Torosidis. Pjanic. Benatia. E chiaramente l'avversario è tutta punizione. Soluzione aerea. Occasione fallita. Sfortunato qui. Alvaro Pereira recupera benissimo qui. Prova il filtrante. Metterla in mezzo. La colpisce. Non si fermano più. Ancora a segno. Vantaggio di 3 reti e il gol della sicurezza. Davvero troppo solo, troppo libero. Cosa ne pensi? Florenzi ci ha fatto vedere un'ottima giocata, anche se la distrazione della difesa l'ha sicuramente aiutato in questa occasione. I difensori non l'hanno marcato e ha potuto concludere indisturbato. Zero dunque. Perdono il pallone. Rubano il pallone. Guarin. Palla a Milito. Pjanic. De Rossi. Ci sarà un minuto di recupero. Sono finiti i primi 45 minuti. Squadra negli spogliatoi. Primo tempo intenso. Ci auguriamo che il secondo si possa proporre ancora di più. Si parte. Secondo tempo. Gervinho. Alvaro Pereira, la chiude lui, prova a saltare il centrocampo,
visto passaggi migliori di questo. Pericolo, poteva essere il poker, il quarto gol. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza, non stavolta però. Davvero provvidenziale l'anticipo. Kovacic, Diego Milito. È pericoloso come pochi dentro l'area, soprattutto se i difensori gli lasciano fare quello che vuole. Marchigno. De Rossi. Pjanic. Gervinho. Non può sbagliare. Può cercare il taglio. Sono parecchi uomini in area. Però è stato sicuramente eseguito male. Milito. Sbaglia l'appoggio al compagno. Intervento cruciale questo. Kuzmanovic. Nagatomo. Kuzmanovic. Può tirare? C'è il fallo. Arbitro si avvicina e qui può esserci il cartellino, che infatti arriva. Cartellino giallo. Non è la prima volta che è così. È normale che l'arbitro abbia di più. Prova il cross. Riccardo Alvarez. Pericolo. Ha colpito bene, buon tiro. Ci stanno provando un po' da tutte le posizioni, evidentemente non vogliono ancora darsi per vinti. Gervinho continua ad avvicinarsi all'area avversaria, da lì può crossare. Stanno cercando spazio ma non lo trovano, così facilitano il compito della difesa. Larga il gioco. Para. De Rossi. Pjanic. Posizione interessante. Palacio. E il pallone viene recuperato. Palla a Florenzi. Tenta il pericolo. Palla Marchini. Riccardo Alvarez vuole il tocco profondo. Costringe l'avversario al palo. Riceve il passaggio. Riccardo Alvarez. Alvaro Pereira. Stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora. Alvaro Pereira. C'è Palacio. Riceve un pallone interessante. Si crossa. Riccardo Alvarez non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Totti. Juan Jesus. Ottimo intervento, la risolve lui. Cambiasso. C'è Palacio. È tutto solo. Può crossare. Nessuno poteva arrivare su questo cross. Marchigno. Passaggio intercettato. Cambiasso. Alvaro Pereira. Palla Milito. Trova bene il compagno.
è in posizione per il cross, mette fallo qui. Arbitro che si avvicina verso il difensore e qui il calcio di punizione è ovvio, così come il cartellino giallo. Prima di commettere falli del genere, un giocatore dovrebbe considerarne le conseguenze. Calcio di punizione da posizione defilata. Buona scelta di tempo del portiere. Passano i minuti. C'è Borriello. Ranocchia. Kuzmanovic. Palla ad Alvarez. Palla a Florenzo. Grande occasione. Eccola la rete. C'è una sola squadra in campo. Atteggiamento, personalità, forza, condizione fisica e mentale. Che gol, mica male. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. La partita sembra ormai in completo controllo. Ancora rischi, allontana il pallone. Passaggio che non va a buon fine. L'Inter va a caccia di un'ultima occasione. Si ripartirà con una semplice rimessa laterale. Ecco qui un altro fallo laterale. Si appoggia ancora col pallone lungo. Tocco profondo. Ecco il fischio finale. Tutti negli spogliatoi. Hanno dominato la partita in tutti i 90 minuti, trovando spesso il gol, trovando spesso la difesa avversaria impreparata. Le squadre oggi sono scese in campo con la massima concentrazione e si sono date battaglia fino all'ultimo minuto.